Ok, siamo allo stand Nubia, abbiamo qui una versione potenziata, abbiamo visto il Nubia Z9 Max, questa è la versione Elite, cosa cambia? Poche cose ma rilevanti, a parte il colore gold che per me è veramente bello, una livrea molto molto bella. Allora, la RAM passa a 4 GB da 3 GB, la ROM, la memoria interna, passa da 32 a 64 GB e soprattutto abbiamo l'introduzione di un sensore di impronte digitali posto sul tasto Power, e appunto come sui Sony, come avete visto di recente sui Sony, consente di sbloccare il device. Adesso non so, la ragazza dello stand Nubia ZTE mi ha detto che dovrebbe arrivare anche in Italia questo modello aggiornato insieme al Nubia Z9 Borderless, sempre versione Elite. Speriamo, perché è veramente un bellissimo device. Dallo stand Nubia questo è tutto.